Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono tornato finalmente, a distanza di un solo giorno, mi avete chiesto in ben due di continuare la serie e io per voi due la continuo. Allora ragazzi, la serie la porterò avanti e basta, niente da dire. Io vi chiederei di lasciare like così per mia soddisfazione, altrimenti... Solo per mia soddisfazione ragazzi, perché altrimenti sono del tutto inutili i like. Cioè... Perché i video diventino, rendano popolari i video e gli facciano vedere meglio, ne servono centinaia di centinaia di like. Tipo, due like servono solo per avere un po' di soddisfazione da parte mia. Sta riposando pacificamente. Ok. Tanto se non gli lasciate la serie va avanti comunque, quindi non preoccupatevi. Quindi dobbiamo andare nella nostra scuola e controlliamo la mappa della città. Un attimo. Eccola qua, ragazzi, ci segna lui. Bravo, bravo. Noi però dove siamo? Ok, vabbè, bisogna andare in basso a sinistra, ragazzi. Basso a sinistra. Ok. Scritte in rosso molto curiose. Un giardino. A beer garden, birra, birra, so io. Vabbè. Oh, ok. Qui è la chiesa. Ok, quindi c'è un lucchetto dentro che tiene chiuse la porta, però... Non si aprirà certamente, non nel mezzo della notte, ok. Sarai che sei in grado di poter scavalcare questo muro? Alto così non direi. Forse posso trovare una scala da qualche parte. Io so dove andare. Ok, per scuola cattolica di Loren, là. Ok, una scala, ragazzi, una scala. Beh. Io forse, ragazzi, avrei una mezza idea. Ah, come si chiamano queste cose qui? Vabbè. C'era un capanno molto strano che qui dentro non si può andare, infatti. C'era un capanno abbastanza strano da questa parte. È bloccato. Non è vero che magari posso spostare i barili? No. Dov'era il capanno? Strada nazione. Se premo M mi dai la mappa subito? No. Ok, quindi item, mappa della città. Dannazione, non sono bravo ad orientarmi. Vabbè dai, vabbè, mi ricordo più o meno dov'era. Più o meno dov'era mi ricordo, sì. Non era qua a destra, ma non ci sono mai stato, quindi voglio controllare. Un cazzo di niente, come giusto che sia così. Ok. No, dai, non voglio tagliare ed editare il video. Vabbè, qui taglio e stacco. Ci si vede dopo. Ok, ragazzi, sono tornato. Sono andato dentro il capanno che avevamo visto nell'episodio precedente. E qui che c'è? Abbiamo preso una scala, ma va là, ma che roba! Complimenti, Mister L, complimenti, la freccetta, scusate. Complimenti. Ok, quindi ora dobbiamo tornare lì. Ah, sono un po' stufetto, ragazzi, oggi, ma non so perché. Ok, direi che possiamo usarla anche. No, vabbè, aspetta un attimo, andiamo qua. E scriviamo, andiamo su item. Aspetta che tanto salvo, che non si sa mai. Magari viene su un mostro a stuprarci e manco vale salvare spesso. Oh, bene. Andiamo su. Ed eccoci a scuola. Cosa c'è per di qua? Per di qua non si può andare. Un attimo che faccio il perimetro, ragazzi. Giusto, giusto per essere sicuro che okay, no, non c'è niente. Sì, esatto, non c'è niente. Madonna, non c'è neanche un tetto con questo edificio. Madonna cara, ha fatto male proprio. No, dai. Non si aprirà. Come posso andare dentro? No, ma dai. No, ma dai. Ah no, aspettate un attimo, rompi la finestra. Io non posso tornare indietro. Aspetta, posso aprire qua? Sei stupida per caso? Perché non vuoi aprire il cancello? C'era un lucchetto, forse non hai le chiavi, lo so, frega un cazzo. Nah. Cerchiamo se magari hanno lasciato una chiave d'emergenza qui nascosta nei fiori. Qualcosa che sbilluccica qua a sinistra, ragazzi. Un coltello, cos'è? C'è una paletta qui dentro a questo vaso qui. Prendi. Abbiamo preso una paletta, bene. Usiamola giustamente in un modo improponibile, cioè per rompere una porta come se fosse un piede di porco. Ragazzi, dovrei farlo sul serio. Beh, questa è un'emergenza, bravissima. Yay! Spacchiamo tutto! Vandalismo, vai così! Abbiamo aperto la porta attraverso il lucchetto rotto.
Mi scusi, sorella Maria. Può esserci il demonio che ha causato tutto questo. Tu lo stai combattendo, bravo. Le classi stanno tutte chiuse, sicuramente. Perché chiudere le classi di una scuola? Ah, è vero, perché c'è la gente che va in giro qua, perché è un dormitorio. Anche un... Non mi viene il termine, porca troia. Ok, dobbiamo trovare la stanza di... della nostra amica, che non so proprio dov'è. Ok, quindi qua che mi dice? Bloccata, 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 cazzo di niente. E cercherò tutte, ragazzi, tutte, tutte. Bloccata, adormo, bloccata, ah no, siamo entrati. Perché, scusa? Ah, ecco, è qui la stanza di Anna. E me la ricordavo diversa, Anna. Ah, infatti non è Anna, perché Anna non è qui? Lei non mi aveva detto che sarebbe tornata a casa. Che sia da qualche parte nella scuola? Ma comunque sia, ogni porta è bloccata. È vero, la cappella. Non è mai chiusa, quindi la gente può pregare in qualunque tempo lei voglia, essa voglia. Forse potrebbe essere qui. Geniale. Oh, ragazzi, mi sta prendendo abbastanza questo gioco. Ah, al contrario di... come si chiama? Cosa ho visto? Lo sapevo io che dovevo controllare come bagno. È stato qualcosa? Cazzo era? Sapete, è vero che ci sono dei mostriciattoli in Dark Souls 1, ma anche nel 2 mi sembra, che scompaiono, cioè che se li vedono scompaiono, ma che se li uccidete vi droppano titanite, era lo stesso coso. Sta registrando almeno, vero? Sì. Andiamo avanti. Al contrario di Paranoia, che come stavo dicendo, non è necessario premere spazio, basta semplicemente andare verso quella direzione. La cappella sarà... Stanza di sorella Mary, una classe... Madonna, sono super attaccate queste classi. Ok. Dubito che la cappella sia per di qua. E dubito che sia anche per di qua. Quindi torniamo giù. E queste qui sono tutte classi. Le cappelle, dove stanno le cappelle, ragazzi? Sarà una classe anche questa qui. Cosa? Stanza della musica bloccata, ok. Trovata! Sì, non si capisce che sono porte, però. Eccola lì! Ah, tutto a posto, Cicina, Sofì. Anna, stai bene? Sofì, perché sei qui? Sono succedendo cose strane, succedono ad altrove, no? Dai, che stanno succedendo cose strane in città. Tutti quanti sono caduti a dormire e quindi mi sono preoccupata per te. Forza, Anne, andiamocene fuori di qui. C'è uno dei miei amici che ci sta aspettando qua fuori. No, lui ci sta aspettando dall'altra parte della città perché ha avuto la geniale idea di dirgli no, è una scuola per sole ragazze. C'è l'apocalisse, ma rispettiamo le leggi, vado da sola. Noi sappiamo che cosa... chissà cosa sta succedendo, ma noi dovremo... rimanere assieme. No, non voglio andare. Ma che cazzo? Perché no? No, no, no. Ho paura. Ma almeno paura se stai in compagnia di due persone. È uno ragazzo, perciò anche fisicamente più forte, quindi ti protegge meglio. Chase. Loro mi chase me again. Ok, ragazzi, quindi... indovinate che sto facendo? Chase, traduzione. Inseguire. Inseguire. Oh, qua la roba diventa creepy, raga. Ma questo gioco qui ha la musica? Cioè, no, aspetta un attimo. Loro? No, ma io voglio vedere. Manca la musica, ragazzi. Cioè, no, direi, cioè. Neanche in Paranoia c'era la musica, a dire il vero, però. C'erano molti effetti sonori, qua invece non c'è nessun effetto sonoro, cioè non c'è nessun silenzio. Forza, Anne, andrà tutto bene. Cioè, quindi lei ci ha detto che qualcuno la sta inseguendo. Andrà tutto bene, non ho visto nessuna persona, non vedo gente, brutti signori in giro, raga. Ma guarda, Sofì, questo amico è un ragazzo di cui tu ti puoi fidare. Lui ti proteggerà, anche se ci sono cattivoni in giro. Quindi forza, su, vieni con me. Ok, bene, brava, si è fatta convincere. Leggi la Bibbia!
La città preghiere per scacciare maligno, orca troia. Fortuna che con noi era sicuro, eh. Ah, cos'è questo? Dove stai andando? Piccola signorina bugiarda. Ah, no, non di nuovo. Ok, mi sta prendendo. Stai correndo di nuovo, vero? Oh, ragazzi, qui c'è un simbolismo strano che... Un simbolismo strano che fa una croce. Wow, aiuto. Stai correndo via di nuovo, non è vero? Sei veramente una piccola bugiarda. I bugiardi devono essere puniti. Ok, la musica c'è, bene. Cosa volete da lei? State lontani da Anne. Non è coraggioso. Ai ai ai. Perché? Lei è una bugiarda, non lo sai? Ed è brutto essere bugiardi. Quindi loro, i bugiardi, devono essere puniti. Punizio estremamente puniti. No, come paranoiac. Quindi noi diventeremo venditori di noi stessi. Un attimo, voglio controllare se l'Aias è bugiardo. Bastacco. Sì, ragazzi, l'Aias è bugiardi. Quindi andiamo avanti. Quindi noi diventeremo i bugiardi di noi stessi. Quindi noi diventeremo i bugiardi di noi stessi. Pure noi diventeremo bugiardi. No! Sofì! Anne! Poretta! Ehi, dove avete portato Anne? Chi lo sa? Mi piace molto la musica, ragazzi. Voi dovete... lei non ci dice tipo, non dice tipo, you must give back Anne, no, dice you should perché fa paura, dovreste in cortesia, voi dovreste ridarmela indietro, Anne, dov'è andata? Lei doveva tornare a casa. Bugiardo! Oh, tu sei un bugiardo. Questa è una bugia, l'hai portata tu lontana, lontano. Allora quindi, perché non la vai a cercare? Aiuto. Cosa? Vai, dai un'occhiata in giro. Trova la tua amica. Oh, ma hai tutto il tempo che vuoi. Ann! Mi ha fatto salvare da solo. Qua si morirà, ragazzi. Ah! Perché non abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Sono sicuro che lei non sia nemmeno nella scuola. Qui non c'è. No, 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 io ti trovo e non ti lascio morire. Guarda, forse ci sono consigli. Lei è al terzo piano. Ma sono bugiardi loro. Perché non ci parli con questo stronzo? Hai cercato attraverso gli scaffali? Guarda che forse qua in mezzo c'è. No, niente, niente, via, via, via. Via, qui dentro ci sono già stato? Cristo, Dio, becca le porte. No, sì, ci sono già stato. E loro sono bugiardi, quindi... In cappella, forse. No, ma loro l'hanno portata via dalla cappella. Vabbè che l'hanno teletrasportata, quindi possono teletrasportarsi da quando vogliono. No, qui non può essere. Però non può essere nemmeno... Tu che cosa ci dici? L'ho vista in questo piano. Ci stanno mentendo tutti. Madonna, un po' lentino qua, è scomodo. Forse per di qua.
Diavolo, non ci parlo con voi, mi fate perdere tempo e basta. Ti salverò, non resisti. Su per le scale. L'ho vista correre fuori dalla scuola, l'ho vista. Ancora un minuto, ragazzi. Ma dai, cazzo, Baldracca con i capelli rossi. Sei lenta quando devi uscire dalle porte. Va subito a sinistra. Non me ne frega niente se devi caricare la mappa. La tua amica è in pericolo. Corri, 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 corri. Un minuto rimasto soltanto. Cazzo, ma è casuale questa roba qui, cioè. Una classe bella grossa. Vaffanculo. Fa male il braccio sono di stare così. Non c'è più tempo! Ma può essere in ogni dormitorio! No, non è lei! Non è lei questa qui! No, dammi devo basare. Non era Anne lei! Tu non sei Anne che sei bionda! E vaffanculo, non è Anne! Niente ragazzi, mi devo basare sulle informazioni che loro mi danno, ma porca vacca, sei difficile! No, dai, io non penso che sia il gioco che la butta sulle conseguenze, ragazzi, però. Ma che vale che ricominci subito da ora. Ok, il gameplay si fa carino questa musica qua. Lei di sicuro a scuola. Niente ragazzi, proprio niente, proprio. Vediamo solo che succede ora che lei è morta, poi tanto ricarico. È andata a finire male per la nostra amica Anne. Anne, game over. Ci dovrebbero essere anche molti personaggi qui, da quel che ho capito. Sì, ok, load. Ok, stacco finché non ci riesco. Ragazzi, ho trovato dove era, cioè ho dovuto guardare un walkthrough, ma non ne potevo più di provare così, ti dicono solo bugie, loro sono inutili allo scopo di la faccetta. Cioè, è già Cristo. E già non mi ricordo io dove dovevo andare. Era, c'ero già stato un attimo. No. Che palle ragazzi, è veramente molto pesante fare questo gameplay qui. Perché ci sono poche robe di cui dover parlare. Dio! Qui c'è la cappella. Ma dai, ma Gesù mio. Madonna. No, niente, non è per di qua. Era per di qua allora. Sì! Ok. Nella mensa ragazzi. Madonna mia, ci metto un po' di tempo a impattarmi in questi giochi. Push the box. Ok, trovata Ann. Un po' più nascosta, no? Io mi aspettavo di trovarla nelle classi così. Dai. Vabbè, dai. Bugiarda. Tu sei un'incredibile bugiarda. Come puoi riuscire a dire tutte queste bugie con una faccia così innocente? Tu dovresti solo scomparire. No, una voce troppo calma per questi tipi. Anne. Ah, l'hai trovata. No, non mi piace. Anne, stai bene? Non ti hanno fatto niente di strano, vero? Adesso si sta. Sofì. Ah, grazie a Dio, non sei ferita. Anne, andiamocene via di qui. Non so cosa stia succedendo, è già. Ma so solo che è una roba molto strana. Azdien. Potrebbero tornare di nuovo se non ti muovi. Sì, andiamo. Pesanti questi gameplay. Ah! Cosa? Bugiarda.
Cosa sono queste cose? No! No! Anne! Wait, Anne, non andare, è pericoloso! No, non ne voglio. Basta! Tornerò a casa, lasciami tornare a casa! Anne! Lasciami andare! Ci ha tirato un pugno alla. Alla Rocky Balboa, pam! Oh! Anne, ah! Scusami, Sofì, ero spaventata e. Anne! Perché? Dopo che ti ho trovato, devi correre via così. Ho trovato un'ora per trovarti. Ah. Dimentichiamoci di Anne. Vai anche da sola, codarda, se vuoi. Ma che stronza! Ok, ragazzi, basta. Sono stufo, interrompo qui. Questo qui era il gameplay, ragazzi. E ci vediamo al prossimo attimo che salvo, eh. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.